più di 100 le aziende della provincia di Macerata che erano presenti alla Fiera Milanese e al MIPEL. Il presidente del settore calzaturieri di Confindustria Macerata, Tonino Ciannavè, dice che bisogna cogliere le occasioni dei mercati tradizionali europei e degli USA, da riqualificare, dice Ciannavè, e affinare le strategie aziendali. La tendenza è in linea di massima la stessa degli ultimi anni, quindi siamo in una fase abbastanza difficile e critica per tutto il settore. In generale l'uomo donna, ma anche il bambino, anzi soprattutto direi il bambino, sta attraversando un periodo molto difficile. Il mercato russo causa una situazione economica difficile, ma soprattutto causa il deprezzamento del rublo, e sta comprando in linea di massima direi quasi una metà di quello che comprava negli anni passati, quindi questo chiaramente sta mettendo in difficoltà tutte le aziende del settore, soprattutto quelle da donna, che in quel mercato vendevano moltissimo. Presidente, noi vogliamo guardare al futuro, però per guardare al futuro bisogna anche un po' pensare al passato, e quindi se ci può dire un po' sinteticamente, ma questa difficoltà che poi si sta avendo adesso con la Russia, che è grave, si poteva prevedere? Io credo che questo sia il risultato delle ultime scelte strategiche, non solo fatte dalle nostre aziende, ma fatte a livello anche di istituzioni, insomma. Puntare su un solo mercato o su un solo cliente è sempre stata, secondo me, una scelta un po' a rischio, e adesso ne paghiamo le conseguenze. Quindi il mio suggerimento è quello di guardare ai mercati a noi vicini, quindi c'è un mercato europeo che, anche se in difficoltà, può comprare le nostre scarpine, quindi io ad una piccola azienda direi concentriamoci su quelli che sono i mercati a noi vicini, perché sono quelli che possono ancora darci delle soddisfazioni. Gli altri vanno affrontati in modo diverso e con spalle molto più grandi di quelle che in genere hanno le nostre piccole aziende. Proprio le due fiere lombarde sono occasioni da non perdere per gli oltre 100 imprenditori e artigiani della provincia di Macerata. La voglia di Made in Italy c'è, dice Ciannavè. Confidiamo su questo importante appuntamento, anche se le imprese sono in forte affanno, in particolare per via della caduta e mancata ripresa dei consumi interni e per la grave crisi del mercato russo. Sentiamo alcuni imprenditori. Calzaturificio London, via Paolo VI, numero 26, Monte San Giusto, qui presente nello stand al MICAM di Milano in questi giorni di fiera, al padiglione numero 3, per esporre le collezioni di calzature donna a marchio Marzetti. Marzetti, che poi è il nome del general manager dell'azienda, che è il dottor Franco Marzetti, con il quale abbiamo parlato. Che dire, oramai è ben consolidato un fatto, anche se i dati non sono ancora certi, si parla di un calo di almeno il 40-45% del mercato russo. Le calzature Marzetti donna, comode ed eleganti, fanno riferimento proprio alla Russia, però il dottor Franco Marzetti ci dice che è soddisfatto, perché comunque in questi giorni di MICAM non ha constatato un calo, in quanto la sua oramai è una clientela ben consolidata. Certamente che in linea generale il problema c'è e la difficoltà persiste, perché in questo periodo specifico le aziende non possono crescere, devono solo mantenere le posizioni. In questo caso parliamo di un'azienda del 1975, un'azienda importante che dà lavoro a 40 persone e, considerando l'indotto, a oltre 100 persone. Siamo con Lucia Verdicchio e Man Shoes, e che dire, questa è un'azienda di assoluta eccellenza e si trova in via dell'Impresa a Corridonia, in provincia di Macerata, e una delle realtà che si stanno facendo valere in questi giorni di MICAM qui a Milano. Nonostante questa sia un'edizione particolarmente difficile, secondo noi questo MICAM sta andando bene, adesso lei ci dirà. Io posso dire che finora le premesse sono buone, abbiamo avuto le nostre conferme, diciamo, dei vecchi clienti che abbiamo servito finora, qualcuno nuovo, qualche mercato nuovo si sta aprendo, quindi già questa per noi è una grande soddisfazione. Comunque noi ce la mettiamo tutta, il prodotto lo abbiamo, posso dirlo senza peccare di superbia, lo abbiamo anche buono,
produciamo mocassini artigianali da sempre, per cui siamo sicuri di quello che esportiamo, di quello che vendiamo. Ecco, adesso siamo curiosi, quindi quali sono i mercati di riferimento e chi si è affacciato in questi giorni di MICAM e chi ha comprato e anche quali sono state le scarpe che sono andate un po' di più? I mercati soliti, diciamo Cina e Giappone, abbiamo avuto le nostre conferme, un po' debolucce, ma le abbiamo avute, le stiamo avendo, diciamo così. Si sta affacciando molto il Medio Oriente e anche l'Africa, quindi Nigeria e Sudafrica, per cui questo per noi è fonte di soddisfazione, perché comunque sono mercati magari che non ci aspettavamo e invece si stanno affacciando e stanno apprezzando molto il nostro prodotto, devo ammettere, sì. Siamo al MIPEL a Milano, all'interno dello stand Giudi, e siamo con Lorenzo Pennacchioni. Parliamo di una importantissima azienda di pelletterie e accessori di Morrovalle Scalo. E vogliamo sentire proprio dalla voce di Lorenzo come sta andando questo MIPEL. C'è una mancanza del mercato dell'est, dovuto soprattutto alle vicende che stanno accadendo in Ucraina e dovuto anche alla svalutazione del rublo. Quindi diciamo che attualmente stiamo soffrendo su questa parte del mercato. Parliamo un po' di quella che è la collezione primavera-estate 2016, Giudi, e quello che è stato apprezzato in questi giorni di MIPEL. Il nostro prodotto è un prodotto creato e disegnato direttamente in azienda. Creiamo sia borse donna che accessori, quindi da portafogli, portachiavi, anche prodotti per uomo, dai borselli, borsoni, anche piccola pelletteria, portafogli da uomo, portachiavi. Cerchiamo di avere una vasta gamma di prodotti dall'A alla Z per soddisfare la richiesta del cliente. Da quando è che esiste l'azienda? L'azienda è nata nel 75, siamo di Morrovalle, i fondatori sono i cugini Mario e Pennacchioni Adriano, io faccio parte della seconda generazione. Che dire, all'interno del MIPEL indubbiamente immaginiamo che uno degli stand più frequentati possa essere stato Valentino Orlandi, siamo qui con la splendida Francesca Orlandi, parliamo di una prestigiosa azienda del territorio, pelletteria di Corridonia, via Enrico Mattei, che tra l'altro abbiamo motivo di apprezzare anche adesso comincia a fare anche una produzione addirittura da qualche anno di calzature. Anche quest'anno pronti per questo appuntamento per noi importante. Il MIPEL, come sappiamo, è un punto di riferimento internazionale dove troviamo sempre modo di scambio con i nostri clienti e anche di confrontarsi, soprattutto ora in un momento dove il mercato pone delle flessioni. Abbiamo riscontrato effettivamente sempre di più questo calo del mercato russo, ma d'altra parte una crescita notevole della Nigeria, così come del mercato cinese, che sembra promettere sempre di più per il futuro. D'altra parte le nostre collezioni, come sai, essendo così ampia, permette di accogliere un po' il gusto dei diversi mercati. Noi poniamo sempre molta cura negli accessori, così come nei pattern, nelle applicazioni, giocando continuamente con i colori e i pellami dei nostri accessori. Nel cuore del più importante distretto calzaturiero al mondo, tutti riconoscono la capacità degli artigiani del maceratese di realizzare prodotti unici, di qualità e di essere ambasciatori del Made in Italy. Ma tutto ciò oggi non è più sufficiente. La competizione, il mercato globale pongono gli imprenditori di fronte a grandi realtà organizzate, a nuove modalità di confronto con i consumatori, a sistemi paese molto più coesi dell'Italia. Per affrontare la sfida dei cambiamenti del mercato, ma anche di quelli nelle relazioni internazionali, bisogna riqualificare ed affinare le strategie aziendali e prestare attenzione anche ai nuovi strumenti offerti dal web. Questo è quello che siamo riusciti a comprendere sulla base degli incontri avuti con gli imprenditori del maceratese al MICAM.